Buongiorno amici e amiche, siamo al Circolo Rally Nantes questa mattina per il rinnovo dell'importantissimo accordo che vede uniti Circolo Posillipo e Circolo Rally Nantes. Ospite d'onore Maurizio Marinella, seguite il servizio. Maurizio Marinella, il Posillipo un punto di riferimento per la città, ma soprattutto un vivaio per i giovani, grandissima attenzione per i giovani. Oggi anche ancora un evento importante, una firma importante. Sì, è una cosa, una politica che abbiamo iniziato qualche anno fa, poi devo dire in questi anni è ancora più esaltata dalla presenza di Pino Porzio, che rappresenta la storia della pallanuoto, quindi noi aiutiamo molto, alimentiamo molto il nostro vivaio, quindi è giusto che questi ragazzi facciano delle esperienze un pochettino più serie, più concrete in altre squadre. A noi ci piace questa sorta di fratellanza fra i vari club, quindi è giusto che questi club vengano alimentati con delle forze giovani. Vogliamo che riportare alla ribalta un pochettino di giocatori napoletani, perché da un po' che mancano, ma principalmente vogliamo riportare un po' di gente alla Scandone, vogliamo vedere quegli spalti pieni di gente urlante come l'abbiamo visto tantissimi anni fa con i famosi derby fra Canottieri Nantes e Posillipo. Insomma, speriamo di rivivere di nuovo queste bellissime emozioni. Presidente, mancano però ancora un pochino i giovani, cosa bisogna fare per incentivarli? Ma noi stiamo facendo tanto, devo dire, noi quest'anno abbiamo vinto titoli italiani, insomma ci stanno delle ottime under 16, under 18, under 20, quindi insomma noi stiamo puntando molto, quindi spero che gli altri circoli stiano facendo lo stesso, quindi speriamo. Adesso è un forte investimento che noi stiamo facendo noi insieme a tutti gli altri circoli, speriamo che fra qualche anno finisce questa egemonia del Recco, anche perché bellissima, bellissima squadra, ma che delle volte ammazza un po' il campionato. Buongiorno Presidente, stamattina una firma, un accordo importante, non tanto simbolico per quanto storico. Ancora una volta Posillipo e Rally Nantes si abbracciano in questo scambio di esperienze nella pallanuoto, due pionieri, due circoli pionieri nella pallanuoto. Il Posillipo ancora una volta aiuta la Rari a garantire un campionato bello, movimentato come la Serie C, molto combattuto con i giovani che noi contiamo di formare per prepararli poi alle serie maggiori. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo, come al solito, è recuperare il lustro che merita questo circolo e salire in Serie B. Speriamo che quest'anno sia la volta buona. Pino Porzio, cosa bisogna fare per incentivare i giovani a tornare in vasca? Bisogna dare loro opportunità, motivarli, stimolarli, perché i giovani hanno bisogno di essere guidati. Però stiamo facendo un lavoro come Posillipo, in sinergia anche con gli altri club, per ricreare quel movimento, quella base che poi è stata la vera ricchezza della pallanuoto napoletana in generale, quindi partendo da Rally Nantes Napoli, dove ci troviamo, Canottieri e Posillipo, con tutti gli altri club. Stiamo creando queste sinergie per dare la possibilità ai ragazzi di crescere e poi, a seconda delle esigenze, di giocare nelle varie categorie. L'idea è di alzare il livello. Il sogno è arrivare in Serie B. Sì, indubbiamente ce la mettiamo tutta per riportare la Rai Nantes a quelli che sono i fasti che gli competono. Ricordiamo sempre che la pallanuoto e la nazionale si chiama Settebello proprio per la Rai Nantes, che era il nome della squadra che negli anni 50 stravinceva in tutta Europa. Per cui la speranza è quella di ritornare presto a recitare un ruolo che ci compete. Insomma, quindi insomma, il progetto col Posillipo è un bellissimo progetto. Il Posillipo può valorizzare i suoi giovani, perché il vivaio del Posillipo, ricordiamolo, è uno dei vivai più forti d'Europa in assoluto. Il tecnico ce l'abbiamo perché c'è Helios che garantisce la supervisione tecnica di queste squadre, per cui gli ingredienti ci sono tutti e speriamo che insomma, la ricetta esca bene.